Vabbè, inizio io a sto giro. Allora, Andrea Panciroli. Ciao. Aga, il Pancio per gli amici. Sì. Oggi, per la prima volta in assoluto su questi teleschermi, proverà Peggle. Alcuni di voi potrebbero averlo già visto alla finale del torneo nazionale di Peggle. Sei arrivato terzo? Secondo l'anno scorso. Secondo, scusami. No, figurati. Faccio stay out. Comunque, è molto molto bravo, molto preparato. Quindi quella che vedrete oggi è una sfida quasi alla pari. Perché l'altra volta abbiamo sfidato un bravissimo giocatore di Magic, però sì, là non siamo bravi. No. Stavolta, raga, cioè questo è il derby, capito? Sì. Tu hai... Ci puoi dire qualcosa del gioco? Volevo dire che se vedete nella mia bocca del materiale, perché c'ho ancora un chill in bocca. No, giusto. Okay. E non volevo fare questo video, diciamo, con uno stuzzicadente. No, perché mi sembrava quasi maleducato per Johnny, diciamo, Stecchino. Esatto. Quindi, beh, io penso di forse nel caso abbiamo un po' di cose rosse, una cultura del prezzemolo, perché dentro Ushuchil ci sono tutte cose che rimangono attaccate ai denti. Comunque, partiamo. Allora, tu sai come si gioca, giustamente. Ma certo. Tu sei un professionista del paddle, riconosciuto proprio a livello internazionale. Del paddle? Ah, certo, sì. E quindi il paddle non può mancare. No, questa è una parte importantissima, non dico per te, dico per loro. Questa è una parte importantissima della partita, perché andremo a scegliere i personaggi. Ora, un personaggio lo useremo noi, che oggi abbiamo il nome di Sinergo. Ok. E un altro personaggio lo userà Andrea, che quindi sarà noi contro lui. Noi facciamo un tiro a testa, alterandoci, come si dice, e lui tira sempre lui, perché insomma il campione deve tirare. E gli vogliamo far scegliere il personaggio? Ah, vuoi scegliere un personaggio? Guarda che belli che sono, il tuo avatar. Ci sono tanti personaggi. Ogni avatar, lo ricordiamo per gli amici a casa, ha un'abilità speciale che potrebbe aiutarti un sacco nel combattere. Certo, cioè, guarda, io scelgo lui. Lui, bravo, Splork è un ottimo personaggio. Posso cliccare? Sì. Posso dire che già da questa tua scelta si intuisce, però. Sì, il metodo. Anni e anni. Perché io ho la versione calabrese, praticamente. È diversa. C'è un muratore, un lavapiatti. Io andrei, noi casuale. Vai, noi casuale. Perché giochiamo in casa, giustamente casuale. Non succede, vabbè, casuale. Andiamo. Inizia, giustamente, allora. Noi siamo in casa. Spieghiamo per gli amici a casa. Certo. Sì, per gli amici a casa che non ha. Spiego io, scusami, faccio gli onori. Ci sono le palle. E basta. Cioè, sono palle blu, una verde e una viola. E poi ci sono tante palle rosse. Ora, le palle rosse. Arancioni. Ora, le palle arancioni sono quelle che bisogna colpire, ragazzi a casa, sono quelle che bisogna colpire perché fanno fare punti. Le palle blu in realtà non fanno fare punti. No. Però, colpendone molte, si aumenta il moltiplicatore. Quindi in realtà male non fa se gli dà due botte pure alle palle blu. La palla verde, se colpita, innesca il tuo superpotere. E non ti sto a spiegare il potere di Splork perché lo sai a memoria, ma per voi a casa, il potere di Splork è una esplosione che coinvolge tutte le palle circostanti, quindi ne prendi tante insieme. Che sono quasi tutte blu in questo caso. Esatto. Quindi diciamo che aumenta poi il potere. Bravo. Lui lo se non lo vuoi spiegare. Sì, lui per esempio, che già si dimostra aver più culo che anima, inizia con Splork e può toccare facendo un semplice rimbalzo già il verde per scatenare il suo potere. Tu, quanti tiri hai fatto? Milioni? Cioè, questo è uno dei tanti. Diciamo il primo dei tanti. Sì. Ok. Sì. Poi vabbè, c'è il pallino viola. Il viola ha una funzione variabile a seconda di chi gioca. È se strano il viola. No, se giochiamo noi diciamo che fa più punti. I nostri iscritti dicono che fa diverse cose, ma nessuno è d'accordo, quindi prendi. Diciamo, moltiplica. Diciamo. A tiro? Sì, devi certo tirare, lo ricordiamo agli amici a casa, si tira col mouse premendo un tasto e cioè poi la palla rimbalza. Rimbalza anche sul blu, per dire. Sì, rimbalza un po' dappertutto. No, per loro. Sì, per loro, rimbalza anche sul blu, ovviamente. Dio, se tiro. Quindi, però diciamo che la prima cosa è dovrebbe colpire anche gli arancioni, altrimenti si fa un punto negativo. Sta facendo questa strategia qui di toccare il verde rimbalzando e secondo me male non sta facendo. E allora? Aspetta. Allora, attenzione, perché se non si colpisce, madonna che culo, se non si colpisce neanche un rosso. Allora, tu in questo momento specifico con un tiro, lo ricordiamo, hai fatto 7900 punti. Sì, di solito parto meglio, ragazzi. Voglio vedere anche un attimo provare. È assestamento. Allora, adesso inizia Redez. Allora, c'è da dire una cosa, non stava registrando l'audio perché non l'abbiamo proprio visto.
Ah, bene, bene, però adesso lo attacchiamo. Ma non fa niente, tanto per ora era soltanto. Però posso dire che io le bestemmie le sto sentendo, stando di vicino. Sì, ma si percepiscono a pelle. Ma perché stava settato così? Ma io che cazzo. Che mestiere fa tua mamma? Che mestiere fa? La puttana. Ah, abbiamo perso niente. Ah, credevi tu di essere. Ma veramente c'è sta cosa? C'è il continua. E loro, ragazzi, hanno fatto tutta sta gag qua dell'audio. Ma perché ho fatto un gran tiro? Possiamo ha fatto un, sì, gran ha fatto tiro, un bellissimo vero, tiro. Possiamo dire che è uno dei migliori nella, cioè, storia. Come primo tiro, cioè, no, primo tiro oggi, dico. Come primo tiro senza oggi. Senza neanche fa stretching comunque. Cioè, capito? Allora, tocca a noi. Devo tirare io? Sì. Ma io mi sento un po' in difficoltà col campione internazionale. Perdiamo. Questo c'ho un potere, lo spiego sempre per gli amici a casa. Porca di quella puttana. Ok. Questo c'ho un potere che praticamente la prima volta muore, ma poi rinizia. Quindi lui praticamente è come se avesse fatto un tiro solo, perché il primo faceva proprio schifo. Prego, prego. Però, cioè, giochi e giochi, noi abbiamo due tattiche, perché siamo due test. Ah, il verde, per voi a casa, il verde esce solo due volte, poi non esce più. Che bastardo. Sono indeciso se andare da questo lato. Se foste voi, sì, no? Se fossimo, sì, noi. Visto che questo lato qua è un po' più scarico, io andrei, sì, adesso qua. Cosa dici? La tattica è giusta. La tattica è giusta, ma bisogna vedere il rimbalzo, perché a volte il rimbalzo, certamente da lì, per esempio, il rimbalzo potrebbe andare dritto giù. Perché è un gioco che ha una casualità molto. Però io allora lo faccio. Bravo! Bravo! No. Però! Però 7000, ma lui lascia perdere lui. No, io faccio 22000 con lui. Ma oh, io non iniziamo. Allora, no, non ho fatto niente. Adesso tiro qui, vedi, perché così mi fa tutta questa cosa, tocco lì, tocco qui e mi va anche. Però comunque continui a fare, poi so io, ho fatto un buon tiro. Allora, se non prendi pal, se non prendi a casa, com'è che era il pallino rosa? Viola. Dipende, a volte ti fa fare più punti. Moltiplica, ma devi prendere gli arancioni. È che io lo devo recuperare, quindi lo so, però lui da solo non serve a niente, cioè lui è come il prezzemolo. Però io la davo a lui di testa, la buzzata. Ah, però se vedi, se per esempio fai un rimbalzo molto lungo, il gioco ti premia e dici, ah, tiro lungo, pam, e ti spara il punteggio. Però devi stare attento, perché sono tipo, se parliamo con un campione, quindi io non oserei mai dirti, allora, che potrebbe essere un tiro di merda. Per favore. Io ci crederei, però. Vedi come. Guardalo! Però è andata male. Imbarazzante. Però vedi, con il viola ha fatto 9000 punti con un solo pallino rosso. Allora, prego. Proviamo a fare tipo una cosa, no? Visto che io sto. Posso dire che però voi non giocate per lo spettacolo. Mi sembrate quelli. No, qui io sono quello che gioca per lo spettacolo. Lui gioca per i punti, hai ragione. Ma non è vero. È vero, lo sanno tutti quanti. Si nergo, i punti si fanno dall'altro lato. Così mi dicono di solito. Allora, mo ti faccio un po' di calcio spettacolo. Quello che ti piace a te. Ti piacciono cose di, ecco, merda, però. Però devo far vedere che praticamente se non prendi i pallini arancioni a chi da casa. Vedi, c'è calato il punteggio. Meno 25% del punteggio, capito? Ok, allora adesso io invece faccio un tocco facile. Questa è la meglio di tre. Bravo, lo raccontiamo. Ah, però vedi, hai fatto il cesto, ti ha dato 2500 in più. Ragazzi, sempre per gli amici. Questa è la prima partita di tre. Cioè, si vince quella, poi c'è. Dopo facciamo lo spareggio. Se uno ha il culo, la bravura di entrare nel cesto dopo un tiro, può massimizzare il punteggio. Vedi che giochi di alto livello. Questo è un gioco per ragazzini. Ma lo dobbiamo ricordare ogni tanto. Complimenti, maestro. È venuto bene bene sto tiro, prego. Allora, ci sono quattro palle in ballo, la ragione, e abbiamo due palle. Quindi ognuno, se si prende la sua, esce in ballo una. Qui se si la gioca bene potrebbe fare uno sfondo qui, Perché il moltiplicatore, vedi quanto è alto? Vedi questa cosa arancione? Vuol dire che anche facendo un tiro mezzo cacoso, uno può fare. Ma se tu fai un tiro buono con quel moltiplicatore, fai un bordello nero, guardalo! No, ecco, però hai sfiorato anche il cesto. Però ragazzi, chi va piano va sano e va lontano. Cioè, guarda, ci sta recuperando. No, ma con umiltà. Che se ci fa il culo. Vabbè, umiltà un cazzo, questo è il campione. È il campione mondiale, però. Abbiamo detto, cioè, comunque, sì, è vero. Perché qua vince molto. Sono due tiri difficili questi cavoli. Sì, allora, bravo. Vedi che comincia, cioè, che comincia da mo che sa, però.
Allora, se io prendo questo, poi ti lascio la palla qui e potresti fare veste estrema, sempre per gli amici da casa. E quindi quello che devo fare, devo cercare di recuperare sto cosa. Come faccio? Come fai? Dovremmo collaborare. Io questo qua glielo lascerei a lui. No, io non glielo lascerei perché è campione italiano mondiale del. Tu dici potrebbe fare una di quelle cose che capito, fanno solo che se perdono fanno una figura di merda della vita. Però aspetta, questo è il primo round. Questo è il primo round, sì. Quindi guarda che tirone, guarda che porca tirone. Di quella che culo! Cioè, che bravo il mio! Ho fatto due punti in più. Scusa, tu sei con me o sei contro di me? Ma no, porca puttana, è obiettivo, sono stato obiettivo, io sono il collina di Peggol. Cioè, secondo me, se riuscisse a rimbalzare su questa, quindi molto angolato, il rosso lo potrebbe prendere. Ma c'è proprio un angolo piccolo, eh? C'è un angolo molto piccolo. Però hai anche questa che ti potrebbe fare da rinforzo. Vabbè. Cioè, è un tiro molto complesso. Vedi? Vedi, almeno 25. Vabbè. Abbiamo provato. Questo è facile adesso. Guarda che poi lui è bravo. L'unica cosa che sa fare sono i rimbalzi. Quindi se la sbaglia. Però, come ti dicevo prima, 5.000. Però questo è un gran colpo. Onestamente. Ragazzi, comunque è uno scontro fra campioni. Noi abbiamo fatto 50.000, tu 30.000. Questo è solo l'inizio. Posso? Se mi entrava l'ultima. Sì, infatti, se entrava qua. Gioca a livello a caso, vai. Vai, un livello a caso. Noi giochiamo in questo modo. So che i campioni mondiali lo fanno diversamente. No, perché io ho un'altra versione. Infatti sono diverse versioni. Knight poi. Allora, qui puoi anche scegliere un altro personaggio. No, ma io sono affezionato al mio. Quindi allora subito. Mo si sommano i punti rispetto a prima. Quindi. Chiaro. Ok. Io sono a 30.000 indicativamente. Noi 50.000, ma tutto può succedere, prego. Tocca a voi, tocca a voi. Tocca a me. Io ho fatto l'ultimo tiro, ho fatto anche festa estrema con 5.000. Compare, io ce l'ho questa striscia qua in questo momento. Allora, questa è una situazione, ragazzi, una situazione in cui se uno rompe uno di questi robbi, poi uno ci entra e può fare un disastro. Finché rimane serrata, la tattica da fare è incerta. Quindi diciamo che è un gioco... Capito, Però io qua devo usarlo l'alieno. L'alieno, lo sai, esplode tutto, quindi io faccio così. Vedi, adesso però tutti quei pallini che lui ha toccato scompariranno lasciando un discreto varco lungo tutta questa ciocca. Mamma mia! Vabbè, ho fatto un bel tiro, datemi un gran bel tiro. Nah. Però guarda, allora, ho messo anche davanti un'opportunità più che ghiotta. Questa si può fare lo scivolone fabbricone per gli amici a casa. Vediamo se Andrea vorrà prendere questa, lì è difficile. Però è messo male, è messo l'angolo non perché c'è un angolo un po' strano. Ti ricordati che c'è un moltiplicatore da quella parte, quindi uno deve tirare da quella, no? Io non sono nessuno per dirti che dovresti tirare più internamente. Io gli darei, perché lui ho visto che quando va distinto va meglio, quindi io direi lasciamolo. Allora io vi dico una cosa, sì. Sono un signore e voglio provare questa tattica qua. Però mi sa che lo sta facendo per lo spettacolo. Okay, si vede. Lo fai per lo spettacolo? Lo sta facendo per lo perché spettacolo. Perché devo andare? Qua è proprio facile. A parte non mi prendo. No, non devi fare che è proprio facile solo perché sei il campione del mondo internazionale regionale. No, ma anche perché. A questo punto giochiamo bendati. Cioè, fai una. Come gliel'appoggi dove? Oh, però per favore. No, scusami, è che l'appoggio mi fa sempre ritanzare. Ecco. Diciamo che poteva essere un bel tiro. Facciamo un replay. Non era facile. Facciamo un replay perché guardate la palla malignamente. La palla, però, ha colpito un rosso alla fine. Quindi, non è stato un tiro. Non era facile. Non era facile. Però, quello che volevi fare tu, vedi? Lui è, non lo devi mai ascoltare. Ti fotti i tiri dopo, vedi? No, ma guarda io perché adesso qui non posso più approcciarmi come vorrei. La verità è che. Prendi anche. Bravo. Prendi anche. Mammi. Vedi, lui ti fotte e ti devi stare molto attento. Lo dico per la giocabilità. Ma io perché tocca a te. Noi come facciamo a stare a 45? No, ha fatto lui un tiro da 39. Ah, giusto, i suoi primi tiri. Ma perché mi dovete cagare? Io gioco da solo contro di voi brutte bestie di Satana pelata. Allora. Questo è bullismo. Questo video lo ripiamo quando diventerà razzismo veramente. Sì, stai attento. Ma è un attimo, ragazzi. Un attimo. Mi sembra comunque un ottimo.
Però, guardalo. Vedi, un bonus cesto. Un bonus cesto. Questa comincia a essere una situazione ingarbugliata, eh. Allora, perché poi si fanno pochi punti. Ma io adesso provo a fare un rimbalzo da qui sperando che mi vada qua davanti e poi mi faccia tutto un lavoro che io non riesco a calcolare, però... Invece è andata proprio bene, prendi Viola, puttana! Vabbè, vedi che però c'ha culo pure lui. Viola è tanta roba così. Però veramente voi siete leggermente fortunati. Può dire cosa fa. Adesso punta a fare canestro dritto per passarvi. No. Bella però. Però questa era una bella tattica. Il rimbalzo del cesto è stato calcolato certosinamente. È lungo il tragitto che non si è verificata la magia. Un po' come questo tiro del cazzo che adesso finisce. Ma fanculo. Oh, scusa, facevo lo spettacolo, calcio spettacolo. Si poteva fare tanto. Sì, ma voi è calcio stronzate allora. Allora. Ok, perfetto. Nella sua versione di così. Bella però, bella da pensare. Mille punti ce li siamo portati a casa. Sì, sono qua, siamo vicini. Buona la pensata però. Però guarda che questo è un gioco che si può recuperare con poco. Allora adesso faccio calcio spettacolo come piace a voi. Faccio questa puttanata. Schifo fai. 30. Allora, qui te la puoi giocare. C'è una possibilità. Sul viola la vedo questa possibilità, Non stai parlando con uno sprovveduto. No, io non mi sto dire. Voi che un campione di sto livello non ti azzecca sto dirti. Voglio anche pensare che se arriva la Madonna da qualche parte la devo mettere. Guarda come cazzo sta aggiustando il tiro. Questo la fa. È millimetrico, guarda. Guardalo! Cioè, è fatta! Sto attivando più per lui che per noi. Oh! Madonna! C'era quel guizzo, la Madonna non sì, è scesa. Sì, però non mi ha aiutato. No, non t'ho aiutato perché io vedevo... No, non mi ha aiutato la fortuna. No. Però grande... Grande sport. Guarda, il punto è che devi far così. Però io ho fatto 10.000 punti puliti. Sì, ma questa, cioè, chi se la ricorda? Pure me l'hai appena... Vabbè, ma siamo over 30 qua, cioè... Non... Vabbè. Però... Sì. Cioè... Hai finito? No, allora, no, è finita la partita, ma non la guerra. Al momento siamo 42 a 7.000, ma la cosa strana è ancora in ballo, ragazzi. È ancora in ballo, ragazzi. 92. Ci sono delle volte che lui mi ha fatto 150.000 punti a buffo con un tiro solo, quindi... Quanto stiamo intorno? 90.000 a 40.000. Allora, il verde potere esplode in questo caso. Quindi ti prende pure quelli collaterali. Attenzione, che questo potrebbe essere un ottimo tiro, eh. Però è troppo facile. Ti devi fare i cazzi tuoi, fallo! Guarda, non è mai facile fino alla fine. Tu devi considerare. No, ma io voglio esagerare. Fidati. Guarda. D'esterno. Allora, Roberto Carlos! Gli ha dato un tiro lungo completamente a cazzo. No, gliel'ha dato. Però ha fatto questi 10.000 punti. Allora. Quindi saremmo adesso 90-50.000. Sì, esatto. È bravo, esatto, è questo. Quindi adesso. Cioè, guarda che questi recuperano facili punti. Sembra di no, ma. Dai, scrofa maledetta, prendi quel verde. Allora, il coniglio c'ha una vasta, c'ha una vasta quantità di abilità. Allora, io quello che non sopporto è che dopo vi va sempre qua dentro. Cioè, quello è palesemente quello sì. Guarda a sinistra, sono tutti quanti con gli arancioni. Tu credi che noi non ma io voglio prendere il verde, scusami. Perché te lo vuoi tenere per te? Quel... E vai nella re... E vai però nella... vedi. Cioè, guarda. No, 25.000. Se fosse stato loro. Andava nel buco, eh. Vabbè, comunque 38.000. Dai, buono, vedi? E attenzione, perché saremmo 90. Stai calmo, cioè, stai calmo, 78. Però poi ci sono i decimali, io non capisco più niente. Io ho un limite. Ma forse fai bene a non fare il calcolo in pubblico, eh. Sì, io non sono capace. 38.000 a 38.000. Vai. Cioè, qua c'è una uno stallo, bisogna stare attenti. Potrebbe... Al verde non c'è più, che comunque era il... Era il motore delle emozioni, però... Guardalo! Attenzione! Oh. Sta acquisendo una lungimiranza nei tiri. Ehi! Guardalo! Oh! Smetti! No, ma vai entra nel buco dopo, però! Hai fatto 60.000 punti, te la vendi pure! Però poi ti entrava nel buco. Oh, a parte nel buco qualcosa sta entrando, io... Ma nel buco quanto fai in più? Dipende, dal primo 2005, poi 5.000, però tu stai giocando per vincere oppure perché questo sta pericolosamente...
Cioè, è imparando. Sta sapendo, cazzo. Sì, è arrivato. Comunque è vergognoso, posso dirlo. No, sei tu vergognoso, hai fatto un tiro. Vabbè, ho fatto un tiro perché io avevo una strategia, non si è verificata. Guardalo! Ma guardalo! Cioè, guarda, io non ho... No! Non nel buco, però hai rotto i coglioni. Però resta il fatto che non ho parole. Cioè, sta a fare i cazzo di tiri. Però quello se la prendi a tu e andava di là. Sei rompendo i coglioni, te lo dico. Allora, io qua c'ho un po' paura, guarda. Quindi c'è... Sì, no, ma la festa estrema è dietro l'angolo. Io che so. È nel vicolo la festa estrema. Allora, sai, bisognerebbe che fate veramente un buco nell'acqua qua. Oh, non godi quello... Va bene. Io ho perso i conti, però mi sa che... Allora, se qua... non facciamo una... Allora, io... Madonna, lo questi sono difficili. Qua partono meno 25. Lo sapevo che provavo a fare questo, ma no, se gli riesce, c'è menato. Se gli riesce, c'è menato. Qua bisogna provare. Ma io la lancio, la voglio prendere di sponda, non dritto. Vedi? Non stai giocando a carambole. Però la sponda... Però diciamo che io ho un moltiplicatore di 10 adesso. Sì. Quindi potrei... ogni palla arancione è un 1000 punti adesso. Prima inizi con... No, posso dire che mi è scappato proprio il tasto. Lo so, succede, fa parte, anche i campioni sbagliano. Mamma mia, 85.000. Ho buttato via tutto. E vi ho liberato l'arancione. Puttana Eva! Allora, occhio, perché può ribaltare tutto. Se tu prendi l'arancione e l'ultima palla, quindi poi si scatena la festa estrema e potrebbe succedere di tutto. Però hai una sola chance per colpire. Sì, ma non la puoi prendere questa arancione qua. Puoi rimbalzare sul viola e fare questo. È un tiro molto difficile, ma ti assicuro che è possibile. Avvicinati col mouse sul viola. Così sai più o meno. Se vuoi ti aiuto a capire la traiettoria. Non, così lo fai sbagliando. Ah! Era impossibile. Adesso è impossibile. Adesso è un po' difficile. Perché comunque stiamo ancora in ballo col meno 25. Quindi ogni tiro che sbagliamo è meno 25, capito? Mo è un casino. Allora, per... colpisci qua. Credi nelle carte, vai! Pangula mamita. Oh! Va bene. Non si può fare. Vedi, no, manco quando giochi insieme, azzecca sto. 137 e 100.000, ti sei difeso. Beh, sì, dai, io benissimo. Ti sei difeso. Sembra una nostra partita come sorteggio. Anzi, ho fatto di peggio. Hai fatto un bel... Non sto scherzando, come... Dici, potrei iniziare una... Guarda che hai fatto tre partite in croce. Mo ce ne facciamo un'altra, vediamo se migliora.